맛있는 냄새 나죠? 네, 맞아요. 정말 먹고 싶어요. 와우. Ciao a tutti! Sono Alice con My Culture Is e oggi prepareremo pollo fritto coreano con la nostra insegnante. Buongiorno, sono Ria. 오늘은 닭강정을 만들어 볼 건데요. 닭강정은 한국에서 길거리 음식 중에 하나예요. Come ho detto prima, oggi prepareremo pollo fritto coreano che qui in Corea di solito è un cibo da strada. 되게 많은 종류의 소스가 있는데 오늘은 그 중에서 가장 대표적인 두 가지 매콤한 소스랑 간장 소스를 만들어 볼게요. Di solito ci sono tantissime salse tra cui si può scegliere, ma oggi ne prepareremo due, una salsa piccante e una salsa con salsa di soia. 먼저 재료를 소개할게요. Adesso introdurremo gli ingredienti. 제일 먼저 식용유. Prima di tutto olio di semi. 그다음에 닭고기. Pollo senza ossa. 그리고 땅콩가루. Arachidi tritate. 그리고 맛술, 후추랑 소금. Vino bianco da cucina. Pepe e sale. 그리고 전분가루. Amido. 그리고 간장 소스는 간장이랑 물엿이랑 그리고 다진 마늘. Per la salsa di soia, ovviamente salsa di soia, sciroppo di mais, aglio tritato. 그다음에 매콤한 소스는 고추장이랑. Per la salsa piccante abbiamo il gochujang che è una salsa piccante di peperoncino coreana. 그다음에 케첩이랑. Ketchup. 간장. Salsa di soia. 다진 마늘. Aglio tritato. 물엿까지. E di nuovo abbiamo lo sciroppo di mais. 그리고 마지막으로 떡까지. E per finire dei gnocchi di riso. 먼저 닭고기를 물에 한번 씻어줄게요. Prima di tutto dobbiamo lavare il pollo. Dopo averlo pulito lo tagliamo in pezzi grandi quanto un boccone. In Corea di solito sia per mischiare alcuni ingredienti sia quando si maneggiano degli ingredienti che sono crudi si usa indossare i guanti per una questione igienica. Dopodiché aggiungiamo il pepe, il sale e il vino da cucina, mischiamo e lasciamo riposare per un'ora. 먼저 간장 소스를 만들어 볼 건데요. Prima prepareremo la salsa di soia. Prima di tutto mischiamo lo sciroppo di mais, la salsa di soia e l'aglio tritato e versiamo anche un bicchiere d'acqua. Mescoliamo tutto per bene. 그다음에 매콤한 소스를 만들어 볼게요. E adesso prepareremo anche la salsa piccante. 먼저 간장을 넣고 prima di tutto mettiamo la salsa di soia, 다진마늘, l'aglio tritato, ketchup이랑 il ketchup, 고추장을 넣고 il gochujang, 물엿, lo sciroppo di mais. 물 한 컵을 넣고 섞어주세요. E anche qui aggiungiamo un bicchiere d'acqua. Anche in questo caso mischiamo per bene e anche questa salsa sarà finita. 닭이 다 재워졌으면 이제 튀겨줄게요. Ora che il pollo è pronto possiamo iniziare a friggerlo. Prima di tutto mettiamo l'olio di semi nella pentola. Mentre aspettiamo che l'olio si scaldi buttiamo via l'acqua che si è raccolta nel pollo. Una volta che abbiamo buttato l'acqua in eccesso ricopriamo i pezzi di pollo con l'amido. Iniziamo con metà del pollo che abbiamo. Ogni tanto controlliamo anche la temperatura dell'olio, così da accertarci che sia abbastanza caldo. Quando la temperatura raggiungerà 180 gradi potremo friggere. 닭은 두 번에 나눠서 튀겨줄 거예요. Come ho detto prima, dividiamo in due il pollo che abbiamo. Prima faremo una parte e poi faremo la seconda. Una volta che l'olio ha raggiunto la temperatura giusta, possiamo iniziare a friggere. Aggiungete i pezzi uno ad uno e fate attenzione perché l'olio ovviamente è caldo e schizza un po' ovunque. Una volta che il pollo è pronto, tiratelo fuori e mettetelo su una superficie che assorba l'olio in eccesso. Mi raccomando, controllate sempre che i pezzi non si siano attaccati tra di loro e se succede staccateli con delle bacchette o una forchetta. Una volta che abbiamo finito di friggere tutto il pollo, aspettiamo 5 minuti e poi friggiamo di nuovo. Quando friggete per la seconda volta, accertatevi che l'olio sia a 170 gradi, non 180 come prima. Di solito si dovrebbero friggere di nuovo per 2 minuti, 2 minuti e mezzo, però quando il colore cambia veramente tanto e diventano davvero sul marroncino, potete tirarli fuori anche se non sono passati 2 minuti.
Una volta che abbiamo finito di friggere di nuovo tutto il pollo, aspettiamo che la temperatura si abbassi a 160 gradi. Dopodiché possiamo anche friggere gli gnocchi di riso. Li friggeremo solo per un minuto. Mi raccomando, fate tantissima attenzione quando li friggete, e anche se non è passato un minuto da quando li avete iniziati a friggere, ma se vedete che si gonfiano, tirateli subito fuori. 닭이랑 떡이 준비됐으면 이제 소스를 끓여줄 건데요. Una volta che abbiamo finito di friggere sia i gnocchi di riso che il pollo, possiamo metterli insieme alle salse. 매운 소스를 먼저 만들어 볼게요. Inizieremo con la salsa piccante. Prima di tutto dobbiamo versare la nostra salsa dentro la padella. Dato che lo sciroppo raddensa molto la salsa e la rende molto appiccicosa, è importante continuare a mischiare in modo che non si raddensi troppo e non si appiccichi alla padella. Quando la salsa inizia a diventare troppo appiccicosa, abbassiamo il fuoco. Dopodiché iniziamo ad aggiungere i gnocchi di riso e il pollo. Mi raccomando, aggiungiamo solo metà di quello che abbiamo preparato, perché l'altra metà verrà fatta con l'altra salsa. Mischiamo per bene con la salsa. Continuiamo sempre a mischiare in modo che non si attacchi niente alla padella. E adesso prepariamo la seconda salsa, con la salsa di soia. Come prima, versiamo la salsa in una padella. Dato che in questa salsa ci sono meno ingredienti cremosi, non diventerà appiccicosa come l'altra, però dovete comunque continuare a mischiare dato che c'è lo sciroppo e potreste rischiare di bruciare la padella. Lasciate comunque rapprendere un po' la salsa e quando diventa così potete mettere il pollo. 얼마 정도 필요해요? 센 불에서 이 소스가 닭에 다 스며들었다는 느낌이 들까요? 오케이, 오케이. Bisogna mischiare per bene finché tutto il pollo non ha assorbito la salsa e praticamente non ce n'è più rimasta. 이제 마지막으로 위에다가 땅콩 소스를 뿌려주면 완성이에요. E per finire, come tocco finale, mettiamo un po' di arachidi tritate sul nostro pollo. E con questo si conclude la nostra ricetta del pollo fritto coreano. 한국에서는 닭강정이나 치킨을 맥주랑 먹는 걸 되게 좋아해요. Di solito in Corea il pollo fritto si mangia sempre con un po' di birra. Quindi anche noi berremo un po' di birra. Ciao! Cin-cin. Wow. Buonissimo! Wow. Ah, quello piccante è anche più buono. Come noterete abbiamo fatto metà e metà, che è una cosa abbastanza comune in Corea. Quando ordinate il pollo, la pizza o tante altre cose, potete chiedere di fare metà e metà, perché gli piace cambiare sapore, di solito. 오늘은 닭강정을 한번 만들어 봤는데요. 집에서 넷플릭스 볼 때나 아니면 스포츠 경기 볼 때 맥주랑 같이 한 번씩 드셔보시기를 추천드릴게요. Il pollo che abbiamo preparato oggi potete mangiarvelo mentre siete a casa, mentre guardate un film su Netflix o guardate una partita, insieme a un po' di birra. Se provate a farlo a casa e magari provate delle salse nuove oppure provate queste salse che abbiamo creato che sono più classiche coreane, mi raccomando scrivetelo nei commenti e mi raccomando mettete mi piace, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Ciao, ciao.